Si è fermato nel centro della scuola, dove il laghetto è rimasto ghiacciato e la ninfea è ibernata, come il nome che la regge, come lo specchio della fata. Ora i ragazzi sono a casa e qui le loro voci corrono nel vasto di saperi innevati, che registri che si sfollano dei voti e si sbiancano per il silenzio, la fuga misteriosa delle voci e dei secondi.